ultimi concerti di questa stagione sinfonica dell'Accademia di Santa Cecilia, ma certamente non tra gli ultimi per qualità degli interpreti, per interesse dei programmi. Per esempio, in questo caso, le sorelle Rebecca insieme a Michael Tilson Thomas per un concerto, il concerto di Mozart per due pianoforti di mi bemolle maggiore, scritto da Mozart nel 1779, di ritorno da Parigi, un viaggio che lo aveva molto impegnato. È un concerto scritto per sua sorella, l'hanno suonato insieme e in qualche modo questa destinazione domestica si sente soprattutto nel secondo movimento, questo intimo dialogo quasi operistico tra i due interpreti, e poi in caratteristiche che rendono questa pagina più interessante di quanto l'occasione sembrava promettere. Un primo movimento sontuoso, ricco e molto molto trascinante, e un ultimo movimento che, a conto del carattere brillante, nasconde poi sotto un significato, un senso un po' più melanconico. Insomma, una pagina sorprendente del Mozart più esplosivo e più sperimentale dal punto di vista delle capacità degli strumenti, del dialogo, insomma una festa per le orecchie, e soprattutto quando a suonarlo sono due straordinarie sorelle, anche loro, come Katia e Maria Labeck. Non si finirebbe più di suonare questa meravigliosa musica, anche se il pianoforte, soprattutto quando suono io, non è paragonabile ai meravigliosi archi di Santa Cecilia, mentre invece l'arpa è meravigliosa, perché è l'arpa di Cinzia Maurizio, la nostra prima arpa, che apre le porte di questo fantastico adagietto così famoso della Quinta Sinfonia di Mahler. Lo strumento, l'arpa, che Mahler tratta come pochi altri, lo trasforma continuamente, diventa campanelli, campane, chitarra, simbolo mungherese, diventa uno strumento immaginario, insomma un'arpa, uno strumento dalle mille facce, perché dalle mille facce è la musica di Mahler, che con questa sinfonia entra in un nuovo ciclo. Secondo la maggior parte della critica, la Quinta è un punto di svolta, si lascia un po' alle spalle il magico mondo fanciullesco delle prime e i suoi riferimenti continui ai leader giovanili, anche se un leader appare anche qui, e non ci sono voci cantate, ci sono queste tre grandi parti e c'è questo sviluppo continuo che sembra costruire una struttura, e costruisce una struttura enorme, ma al tempo stesso così essenziale. Non si può fare a meno di nessuna di queste note, come non si può fare a meno di nessuna delle note dell'arpa e di tutto il resto, soprattutto quando le suonano, e dovete venire a sentire, l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, diretta da un maestro riconosciuto, ha avuto un sacco di premi per le sue interpretazioni maleriali, come Michael Tilson Thomas.